Ok, signorina, avete superato la RNG e siete riusciti ad arrivare a 1370, oppure avete shoppato? Non lo so e non lo voglio sapere. In ogni caso, oggi andiamo a vedere le meccaniche della fase 1 di Argos. Prima ancora di entrare nella boss fight, consiglio mio, disponetevi a cerchio, due per ogni direzione, due a nord, due a sud, due a est, due a ovest. I due dovranno sempre essere di team differenti. Questo perché appena entrerete nella boss fight verrete marchiati o con il sole o con la luna. Un party verrà interamente marchiato giallo, un party verrà interamente marchiato viola. Tenete sempre traccia del colore del cerchiolino che avete sotto di voi perché questo marchio cambierà durante la boss fight. Partiamo quindi dalla regola generale di tutte le meccaniche della boss fight. Se voi siete gialli e il boss fa un AoE giallo sotto di lui o fa un attacco di quelli a pizza giallo, voi potete tranquillamente rimanere nell'AoE giallo. Se voi siete viola, potete fare la stessa cosa negli attacchi viola. Quindi, quando ci sarà un AoE giallo intorno al boss o un AoE viola, chi ha il colore rispettivo dell'AoE può rimanere dentro a fare DPS tranquillamente, gli altri invece dovranno uscire. In questo attacco invece non ci sarà un unico cerchio, ma ce ne saranno due, uno interno e uno esterno, sempre dei colori opposti. Potrete tranquillamente continuare a fare DPS stando sul vostro colore e mi raccomando di ricordarvi che ogni volta che rifà questo attacco l'ordine dei colori sarà invertito, quindi quello che prima era al centro era all'esterno. State attenti che se nel mentre anche voi cambiate colore dovrete semplicemente stare dove eravate prima. Io da ranged non ho avuto questo problema, tra virgolette, ma da melee avete una meccanica ulteriore. Potete stare a fare DPS nei cerchi del colore opposto al vostro, ma avrete una barra sopra la vostra testa. Dovete uscire e resettare questa barra prima che si riempia. Vi dico questo soprattutto per non perdere danno durante le stagger phase del boss. Ogni volta che voi staggererete il boss ci sarà comunque un AoE o giallo o viola sotto di lui. Dovete entrare comunque a fare DPS lì dentro, quindi avrete questa barra. Mi raccomando, non fatela riempire. Altra cosa, se l'AoE sotto il boss è giallo, appena lui si riprende dallo stagger farà un AoE intorno a lui. Quindi uscite ed oggiate verso l'esterno. Quando invece il boss sarà viola, non avrà nessun cerchio ma sarà staggerato e brillerà di viola, semplicemente state lì addosso perché farà un AoE all'esterno. Quindi stando lì addosso lo doggiate. Veniamo ora al perché vi ho fatto prendere le posizioni prima di entrare nella boss fight. A un certo punto il boss andrà al centro dell'arena, strano, e creerà 8 save zone. Dovrete entrare nel cerchio che vi corrisponde. Questa è una meccanica one shot, quindi ognuno di voi dovrà essere al proprio posto e non si può stare in due nello stesso cerchio. Finita questa fase comparirà un orologio sotto al boss e ci sono due modi per fare questa fase. Uno che è quello vero, che non faremo, e l'altro che è semplicemente correre per l'arena aspettando che questo orologio finisca. Per farla nella maniera giusta, se volete provarla, dovete bilanciare il danno del team sole e il danno del team luna. Inutile dirvi che se non si è in 8 organizzati è parecchio difficile farlo, semplicemente correte intorno all'arena doggiando gli attacchi, dite al party di non attaccare il boss perché altrimenti gli viene un buff e ricominciate con i DPS appena l'orologio finisce. A volte compariranno 4 sfere o gialle o viola nell'arena e il team del colore corrispondente dovrà raccoglierle. Ricordatevi che potete raccogliere solo una sfera, quindi ognuno di voi dovrà raccoglierne una. Se non le raccogliete faranno un'esplosione. Ultima meccanica importante di questo boss sono i due attacchi a pizza. Ne farà uno più lento e grande e uno più veloce e piccolo. Partiamo da quello grande. I raggi cambieranno posizione 2-3 volte in maniera casuale e voi dovrete stare ogni volta sulla fetta del vostro colore. State molto attenti perché questo attacco fa enormi danni. Il secondo attacco a pizza dovrebbe essere un memory game che però fa pochissimi danni, di cui solo l'ultimo hit è veramente quello importante da doggiare. E noi sappiamo che se state in basso a sinistra sarà sempre giallo, se state in basso a destra sarà sempre viola. Quindi unicamente correte subito in quelle posizioni, usate in caso una pozione se avete preso troppi danni o uno scudo, i primi colpi fanno veramente poco danno, l'importante è doggiare l'ultimo hit. Detto questo io direi che se doggiate poi le varie palline che lancia, gli stomp e i charge e non blastate il vostro team se sbaglia ma vi fermate un secondo a spiegargli cosa hanno sbagliato, non dovrebbe essere troppo difficile completare questa instance. Io mi chiamo Sam e sono un variety streamer, mi trovate tutti i pomeriggi dopo le 14 e tutte le sere dopo le 21 sul mio canale Twitch. Se avete qualche dubbio o qualche domanda venite a trovare direttamente sul canale Twitch, lasciate un commento qui oppure semplicemente joinate il nostro Discord. Vi risponderò io stesso oppure ci sarà qualche membro della community sicuramente felice di aiutarvi.
E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata e mi raccomando, giallo in basso a sinistra, viola in basso a destra.